Siamo qui con gli amici del Registro Italiano Veicoli Storici, ma soprattutto siamo qui con uno dei padroni di casa, Paolo Mazzetti. Non mi hanno ancora letto sindaco, però ci stiamo lavorando. Scherzo, ovviamente. Vabbè, per quello che riguarda la Mille Miglia, molto sinteticamente, quali sono le novità di quest'anno della Mille Miglia 2018? Beh, la principale è che anticipiamo tutto di un giorno, quindi la Mille Miglia non partirà più di giovedì ma di mercoledì e quindi arriverà il sabato sera e non la domenica. Questo perché ci consente di avere una tappa ultima un po' più lunga, quindi avete visto nel percorso che andremo sia a Monza a fare le prove in pista, sia sulla pista di Arese del Museo Alfa Romeo, arrivando da Parma, e per questo arriveremo qui la sera un po' più tardi, faremo le premiazioni qui nella piazza antistante al palazzo dove ci troviamo, Piazza Loggia, e le premiazioni saranno sul palco che servirà poi per la notte bianca della Mille Miglia, quindi ci saranno una serie di avvenimenti, spettacoli, eventi vari, e quindi noi vogliamo che la Mille Miglia duri in pratica una settimana. Si comincerà lunedì con vari eventi pre-gara per arrivare al sabato sera, e così poi la domenica i concorrenti saranno più comodi nel ritorno a casa. Diciamo che da padovano mi dispiace che la Mille Miglia non passi da Padova quest'anno, me la sono gustata l'anno scorso, è stata una bella emozione, speriamo che nel 2019 se ne possa riparlare, visto che i motivi non li conosco. No. Allora, innanzitutto normalmente i cicli della Mille Miglia sono biennali, quindi non so se ci passeremo l'anno prossimo, ma sicuramente verremo nel Veneto tra 2 anni. Il problema è molto semplice, che i percorsi storici della Mille Miglia sono su 24 edizioni 14. E attraversavano un po' tutta la zona da Brescia a Roma in giù. Ovviamente noi abbiamo molte richieste da parte dei vari comuni, sia di passaggio sia che di tappa. Quest'anno, visto che li abbiamo trascurati l'anno scorso, faremo tappa in Emilia-Romagna. 2-3 anni fa eravamo a Rimini, quest'anno andremo a Milano Marittima, Cervia, e questo ovviamente preclude il passaggio nel Veneto, perché purtroppo non possiamo fare 5 giorni, sennò le tappe sarebbero troppo lunghe. E quindi quest'anno va così, così come quest'anno una delle novità del percorso è il passo della Cisa. Sai che le possibilità sono 3, Futa e Raticosa, oppure la Betone, oppure la Cisa. Tutte bellissime, tra l'altro. Sì, chiaramente quando passiamo da una parte si arrabbiano quelli dell'altra, ma è inevitabile. Così diamo un po' di spazio a tutti, e devo dire anche che poi la Mille Miglia fortunatamente è molto richiesta, e quindi accontentiamo un po' a turno. Io direi manifestazioni in crescita, ce la farete a gestire la mole di lavoro e soprattutto di persone che si spostano, di driver, di appassionati, di giornalisti accreditati, che mi pare l'anno scorso fossero 1500, se non sbaglio. Sì, beh, allora è chiaro che la Mille Miglia diventa sempre più grande, questo richiede sempre più professionalità e sempre più persone che ci lavorano, perché fate conto che le auto d'epoca sono 4,50 e fa 900 persone che si portano appresso, direi un altro migliaio di persone tra meccanici, parenti, assistenze varie, eccetera. Più ci sono 100 Ferrari del Ferrari Tribute e una settantina di Mercedes del Challenge Mercedes, il tutto sempre per 2. Poi hai citato tu gli operatori del media, vuol dire che normalmente noi in quei giorni ospitiamo tra le 3.500 e le 4.000 persone, senza considerare tutti i commissari di percorso, le forze dell'ordine, quindi è chiaro che non si può più fare come si faceva una volta, cioè oggi c'è da Mille Miglia SRL un ufficio apposito per l'ospitalità, uno per la parte tecnica, eccetera eccetera. Paolo Mazzetti, ti ringrazio, grazie, alla prossima, a presto.